Eccomi qua con i prodotti finiti di luglio e prima metà di anche, mettiamoci, agosto. Preparatevi perché sono parecchi e cercherò di andare veloce, ma insomma, prima di iniziare, se vi piace il video, se vi sembro simpatica, non lo so, iscrivetevi al mio canale. Che comunque devo dire ha contenuti un po' vari, quindi magari può interessare a più persone. Cliccate la campanellina per le notifiche, ma soprattutto trovate nell'info box o comunque anche sulla home del canale i miei social, soprattutto Instagram, e ci tengo che mi seguiate anche lì perché lì veramente pubblico quasi tutti i giorni tutte le mie passioni diverse anche lì, e quindi mi farebbe piacere se passaste anche da lì. Ma iniziamo con i prodotti perché sono tanti. Allora, iniziamo da questo bagno doccia biologico alla vaniglia e mandorla di Apiarium. Il packaging è strano, è un po' stile anni 50, è un po' retro, e questo è fatto di vaniglia appunto e mandorla. Mi è piaciuto veramente tantissimo, soprattutto il profumo è veramente molto molto buono, ma soprattutto ne basta veramente una piccola quantità per lavarsi, e quindi insomma anche se il flacone non è grandissimo, sono 300 ml, però dura veramente tanto, e io questo l'ho adorato perché comunque è anche idratante sulla pelle, non secca assolutamente, quindi credo che non abbia troppe schifezze al suo interno, e quindi niente. Poi comunque è contro i test sugli animali, è rispettoso dell'ambiente, insomma sembra veramente un prodotto ecosostenibile, e questo ci piace. Quindi questo è super super promosso. Poi ho terminato questo detergente intimo di Saugella, questo girl, quindi non è proprio per donna, ma io l'avevo preso proprio perché mi serviva un prodotto delicato, perché questo l'ho usato molto anche per lavare piercing, per lavare tatuaggi. E lì si sa, no? Ci vuole un sapone neutro, un sapone delicato, e quindi io ho preso questo anche per questo motivo, e comunque ottimo prodotto, ha funzionato bene per tutti i suoi usi, non entro nei dettagli, e quindi anche questo super super promosso. Poi ho terminato questa acqua micellare cleanser, no rinse cleanser, io però risciacquavo ovviamente, di Dior l'Hydra Life, forse, comunque buonissimo, ottimo ottimo prodotto. A parte il tappo che mi è caduto mille volte e si è spaccato, l'erogatore è di quelli così che ci mettete sopra il dischetto e vi premendo esce il prodotto. Devo dire che a volte l'acqua andava un po' fuori dal dischetto, però insomma bastava premere più delicatamente e non succedeva nient'altro. Quindi ottimo prodotto anche questo, packaging bello questo rosino, però a parte questo veramente ottimo prodotto anche per gli occhi, struccava benissimo anche due o tre passate di mascara, quindi ottimo, costa però vale. Così come vale anche questa crema corpo di Clinique Deep Comfort Body Butter. Sì, è un burro, però la sua consistenza è molto molto leggera, piacevole, soprattutto nella stagione questa più calda, dove comunque prodotti troppo consistenti non sono l'ideale. Questo non aveva un grandissimo profumo, però l'idratazione era veramente molto molto profonda. Io l'ho utilizzato anche come dopo sole, dopo l'esposizione al sole, e mi ha sempre sempre idratata benissimo. L'unico inconveniente è che comunque bisogna andare a prelevare il prodotto con le dita, quindi quello, magari se non amate questo tipo di prodotti, questo è il packaging e quindi questo è.
Però, a parte questo, per il resto, ottimo prodotto, veramente. Anche non applicandolo tutti i giorni, manteneva comunque l'idratazione buona. Poi ho terminato una candela, una Yankee Candle, e ho lasciato al suo interno anche il gioiello che ci ho trovato. Io avevo preso il braccialetto. Ho terminato la Yankee Candle Happy Birthday, ed è quella tutta rosa, che ha un profumo dolciastro, che si sente, annusando la candela, si sente un po' meno quando brucia. Comunque è quella che ha tutta la torta di compleanno, e io al suo interno ho trovato un bracciolino carino che finora non ho mai messo, perché appunto aspettavo di fare il video, ed è questo, molto leggero, molto con la catenella molto molto sottile, ed ha solamente questo cuore, se riesco a farvelo vedere, il cuore questo con qualche glitter sui lati, qui sopra e qui da parte. Quindi via, è abbastanza carino. Comunque la candela di per sé non mi ha fatto impazzire, proprio perché nel momento in cui bruciava non sentivo proprio quel profumo wow avvolgente. Poi ho finito un prodotto strano. Questo è il sapone Neem, che è un po' strano, nel senso che ha anche dei residui biancastri, che dovrebbe essere l'elemento comunque nutriente, quindi basta anche ogni tanto shakerarlo, e questo va bene un po' per tutto, per il viso, per le mani, quindi va bene un po' per tutto, perché è delicato ma molto molto idratante. E questo mi è piaciuto veramente tanto. È un po' strano anche questo, sono 500 ml, quindi insomma è anche bello, una bella confezione, non è pensato sugli animali, e non ha coloranti, non ha allergeni, non c'è niente di niente, prodotto in Italia, e quindi insomma ottimo prodotto, mai provato prima e mi è piaciuto. E questo è della marca La Saponeria Artigiana. Ok, buono. Poi ci sono altri due prodottini, questi li lascio alla fine. Poi, ok, io non credo che comprerò più prodotti che vedo sponsorizzati da chiunque su Instagram, su YouTube, perché sono il più delle volte... rare le volte in cui non mi sono lamentata, ma sono veramente orrendi. Mi sto riferendo a questo prodotto di Hello Body, che è il Coco Shine, maschera per i capelli idratante. Allora, un prodotto scomodo da usare, scomodo il packaging, che assolutamente non ha nulla di più del normale olio di cocco, se non appunto il prezzo più alto che si trova al supermercato. Allora, innanzitutto il packaging non ha una solida base, cioè sì, la confezione questa qui di cartone, simil cartone, un po' si apre, però insomma non è molto stabile, quindi vi dovete sbrigare a richiudere la confezione, perché se vi cade è un macello. Poi il suo uso sarebbe questo, che va messo nel frigo, anzi nel freezer, no, nel frigo, in frigorifero, sì, 15 minuti. Dopodiché devi stendere questo prodotto sui capelli per 30 minuti. Allora, se voi lo mettete in frigo, diventa solido, come l'olio di cocco. Ok. Facile da prelevare, sì, se avete il barattolino classico dell'olio di cocco di vetro, ma farlo uscire da qui premendo non è così agevole. Se quindi fate come me, che non ce lo mettevo in frigo, quindi lo utilizzavo liquido, il problema è che contiene dei grumi, che non so se sia proprio cocco,
perché comunque andandoli molto molto a scaldare si sciolgono, quindi boh, non so. E però se non state lì, perché comunque poi vi cade, quindi spalmate il tutto sui capelli, vi ritrovate questi pezzettini bianchi, che forse saranno anche di cocco, non lo so, che comunque li perdete un po' ovunque se vi spostate per casa. E comunque è un prodotto orrendo, quindi 100 volte meglio il barattolino di olio di cocco classico, costa meno e fa la stessa cosa, perché secondo me questo non è altro che olio di cocco, che te lo fanno pagare un botto, perché devono pagare poi gli influencer che ci influenzano. Poi ho finito un balsamo, questo sinceramente l'avevo preso da Sephora perché mi piaceva troppo il packaging, troppo carino, è della marca Amica, di cui sto utilizzando comunque anche lo shampoo, mi piace. Questo è fatto, se trovo l'italiano, non c'è l'italiano, bene, ricco, con la proteina di cheratina, ricca e fortificante, che rinforza e dà forza ai capelli che sono magari danneggiati o comunque indeboliti dai colori, trattamenti chimici o comunque anche dal troppo calore. Omega 3, ci sono quindi gli omega 7 di Oblifica, roba marina, shea butter, l'olio d'argano, no, che sto dicendo? Non me lo ricordo che cos'è, bene, cheratina e anche le proteine del grano. Ok, comunque io tutte queste grandi meraviglie comunque non è che io le abbia trovate in questo balsamo, è un semplicissimo balsamo, sì, insomma, lì per lì rende i capelli morbidi, ma insomma non è che faccio tutti questi grandi miracoli, quindi per fortuna avevo preso questa che dovrebbe essere una travel size. L'ho finito presto e quindi arrivederci, non ti ricompro. Poi ho finito questo olietto per cuticole che mi era stato gentilmente omaggiato anni fa da un acquisto che avevo fatto su Beauty Bay. Infatti questo è proprio della marca Beauty Bay Nail Care. Ci ho messo una vita a finirlo, un po' perché non è che lo applico tutti i giorni e un po' perché comunque questi prodotti così a olietto con il pennellino applicatore tipo smalto sono un po' scomodi magari da utilizzare un po' al volo se ci si trova anche fuori, no? Quindi magari è per questo che ci ho messo una vita, però ottimo ottimo prodotto, anche dopo aver lavato le mani comunque l'effetto rimane, oddio non proprio come quando è applicato, però insomma rende veramente all'istante le mani molto più curate, perché basta infatti molto spesso passare questi prodotti per le cuticole e le mani già assumono un altro aspetto, e quindi mi è piaciuto questo prodotto. Poi questi, ho finito i dischetti, questi grandi di cotonere, e ho notato che questi qui Aqua Life sono fatti anche con acqua termale delle terme di Bormio. Comunque Cotoneve è sempre una certezza, ottimi dischetti, li uso per il viso. Poi ho terminato il Talasso Scrub, questo qui rimodellante di Geomar, che è quello che fa effetto seta, che è fatto con sale marino e la polvere di caffè. Boh, cioè sì, lì per lì che lo si applica, l'effetto è comunque di pelle più liscia, probabilmente proprio perché è uno scrub, però che mi vada a rimodellare, che addirittura mi riduce anche gli inesitismi della cellulite, no, anche perché se fosse così semplice non avremmo più la cellulite, quindi prodotto abbastanza inutile come tutti quelli che promettono queste cose. Poi io avevo preso questa crema mani di Mercy Andy della Unicorn Edition perché il packaging era bellissimo e dietro anche le descrizioni, le cose sono tutte carine, no? Queste confezioni, questi packaging di Mercy Andy, ma io non avevo capito
che fosse una crema per le mani glitterata. E praticamente quando voi la andate ad applicare, il profumo è bellissimo, è fantastico, il profumo è bellissimo, non so se si vedono, ma al suo interno la crema è fatta così, rosina, con tutti questi pallini rossi che nel momento in cui si spalma vi riempiono le mani di glitter, micro glitter, che praticamente poi voi toccando le cose li appiccicate ovunque. Io tipo avevo una cover del cellulare di gomma nera piena di glitter, ma anche proprio, cioè, ovunque, glitter ovunque, quindi l'ho finita perché comunque vabbè, l'avevo comprata, però un prodotto veramente scomodissimo perché comunque non è bello lasciare la propria impronta quando si tocca qualcosa, no? Quindi no, mai più. Poi parliamo di questo mascara, tanto pubblicizzato anche questo, però forse chi lo pubblicizza collabora anche con Too Faced, mi viene il dubbio, perché a me sto Better Than Sex mascara non è affatto piaciuto. Allora, considerate che io non è che apra mille mascara tutti insieme, quindi io lo apro uno, uso sempre quello, quindi difficilmente mi si secca o comunque mi si rovina, perché lo uso tutti i giorni, quindi prima o poi finisce presto. Vogliamo parlare di come è ridotto lo scovolino, così, e è così da un bel po'. Riuscivo ancora a prelevare un po' di prodotto, però cioè veramente sembra uno di quei mascari aperti da mille anni che si è seccato, e questo è il risultato. Sono quindi tutte le setole appiccicate allo scovolino, appiccicate tra di loro, un disastro. Ma poi c'è, cioè, tutto questo effetto, volume, effetto nero, non è che l'abbia tanto visto, tant'è che lo utilizzavo insieme ad un altro. Ci mettevo una base. Comunque a me questo mascara sinceramente ha deluso parecchio. Dischettini piccoli, fotoneve per gli occhi, sempre Aqualife, ottimi. Poi ho finito il correttore di Urban Decay Naked Skin nella colorazione Fay Neutral, quindi proprio quello più chiaro possibile. Ha l'applicatore tipo stile gloss, ottimo prodotto, cioè copre benissimo. Poi a me questi questi fatti così piacciono tantissimo anche nella zona degli occhi, perché li vedo comunque nutrienti, idratanti, non mi seccano. Questo, lo stesso appunto, non mi seccava assolutamente e aveva un'ottima coprenza, quindi ottimo prodotto. Poi ho lasciato gli ultimi due prodotti alla fine. Allora, ho voluto provare questi prodotti, anche questi super super pubblicizzati dalle influencer, e quindi li ho presi. Allora, era un periodo in cui sentivo, cioè mi sembrava che i capelli mi cadessero più del normale, e anche le unghie le sentivo molto deboli, mi si rompevano subito. Quindi ho pensato a questi prodotti che avevo visto e dico vabbè, ok, li provo. Allora, il packaging è qualcosa di fantastico, ma già da quando mi mandano le mail, le cose, perché sono tutte spiritose, comunque tutte in tema pandoso, anche qui il packaging è fantastico perché c'è il pandino sul coperchio, tutto questo packaging rosa, poi qui c'è una cosa, uno spazio trasparente con delle lineette che vi avverte quando è il momento di ricomprarle perché stanno finendo. E ho preso sia le famose caramelline a forma di panda, le Aircare Panda Gummy Sweet Ball for Vegans, e le Bubble Boom, quindi quelle compressine che si sciolgono nell'acqua e l'acqua vi diventa rosa e frizzante. E infatti qui c'è scritto Sparkling Hair Food. Allora,
Parliamo innanzitutto del prodotto in sé. Le gommine, le caramelline, sì, sono molto carine, profumano abbastanza, anche se a me il profumo non faceva impazzire. Sapore, insomma, non è che proprio siano quelle caramelle così saporite di finta fragola che vi aspettate, no. Hanno comunque un odore e un sapore, insomma, non proprio squisite. Queste sono orrende. Odore orrendo, sapore orrendo, però secondo me funzionano. Nel senso che comunque a me i capelli cadono di meno, le unghie le vedo più fortificate, la pelle anche non la vedo così secca come potrebbe essere magari in estate, anche andando al mare, fine settimana, così insomma. Quindi ora non so se magari era un periodo ed è passato il periodo proprio mentre stavo prendendo queste cose. Fatto sta che secondo me funzionano, però ecco, è un'impressione un po' così. Comunque diciamo, ecco, non è che proprio mi sia pentita, mettiamola così. Basta, prodotti finiti, tutto finito. Io spero che non sia venuto un video eterno, però come ben vedete, cioè, sono veramente tante cose. E quindi fatemi sapere se avete domande su qualcosa che non vi ho detto, che volete sapere, eccetera. Se non siete d'accordo con i miei giudizi su qualche prodotto, quindi vi ricordo di seguirmi sui social, sotto trovate tutti i link, soprattutto Instagram. E ciao, e ci vediamo al prossimo video, e quindi ciao!